Qui siamo a Zaporizhia. Questo è il primo checkpoint che troviamo. Di qui in avanti ne troveremo ancora parecchi. Questo possiamo farvelo vedere perché è un rallentatraffico, i soldati sono un po' più avanti. Di qui in avanti di soldati non potrete vedere niente, ma vi faremo vedere sicuramente qual è la vita del fronte, perché se Dnipro è il fronte, la frontiera dell'accoglienza, questo è il fronte, è la frontiera della guerra. Siamo ancora a Zaporizhia. Abbiamo detto che questo è il fronte, quello militare, il confine militare. Quello che vedete qui, Roberto, è sul fondo, è un rifugio antiaereo. Un rifugio antiaereo piccolo, che però è in cemento molto robusto e che serve nel caso in cui arrivi un allarme. Immaginatevi 2, 4, 6, 8, 10, 20 persone, ci saranno 500 nel parco. Che cosa può servire? Ma a salvare 20 vite se cade un missile, non certo proteggere tutta la popolazione. Adesso andiamo a vedere qualcos'altro. Allora, ci avviciniamo un attimo con cautela. Quello che vedete è il fiume Dnipro. Il fiume Dnipro divide oggi l'Ucraina dai territori occupati dai russi. Vedete, c'è una folta vegetazione. Abbiamo scelto una parte dove non ci siano pattuglie perché è pericoloso, ovviamente, mischiarsi con le pattuglie militari e quindi dobbiamo starcene un po' alla larga, vediamo se riusciamo ad arrivare però fino almeno alla sponda. Dall'altra parte del fiume Dnipro ci sono i russi. Si guardano in cagnesco, rimaniamo qui, non possiamo andare oltre perché stare allo scoperto qui è pericoloso. Così ci hanno detto, è meglio rimanere al coperto, ma quel tanto che basta per farvi vedere qual è la frontiera vera. C'è Roberto alla ripresa, Roberto Falletti, è lui che sta facendo le riprese. Vedete, quello è il fiume Dnipro e là sopra su quelle colline, immaginiamo, ci sono gli avamposti russi. Vi ricordate la notizia di quell'antenna che doveva essere colpita e che non fu colpita mai, ma furono colpite le case popolari vicine. Eccola qui. Questo è il risultato. Al posto dei vetri adesso vedete ci sono i compensati. Guardate, là è stato costruito con il nylon, è stato ricostruito il muro, ma solamente con il nylon. L'antenna è ancora lì, invece, è ancora funzionante. E la paura qui è che ci riprovino. E se vediamo, non so se Roberto riesce a venire un po' avanti a seguirmi, il ragazzo là ha ancora tutti i compensati dove ci dovrebbero essere i vetri. Perché? Perché in parte sono stati rotti, ma perché non hanno rimesso i vetri? Perché hanno paura che qui ci sia un nuovo attacco.